La Raggi che non viene perché fugge sempre, perché se non gli scrivono a Milano quello che deve dire, dice delle fesserie colossali, perché è così la verità, scambia le Olimpiadi invernali con quelle stive e parli di teleferiche, forse gli andrebbe spiegato meglio. Ma al netto di questo, non voglio fare polemiche, ho poco tempo, chiudo. Chiudo, punto a capo. No. Allora vi lascio sulla Raggi e sul suo pensiero. Voglio dire, i soldi non sono un problema. Ognuno di noi sa che un'azienda che non ha soldi, ha prodotto, può andare bene. Un'azienda che ha molti soldi, non ha prodotto, va male. Roma è un'azienda che ha pochi soldi, ma un prodotto straordinario, quindi su cui investire per farla crescere. Avevi un bonus di 10, hai fatto 15 secondi in più e quindi sei meno 5. È colpa della Raggi. Allora. Già fanno danni ancora, non governano, sì. Una candidata come la Virginia Raggi che firma un bel contratto in cui è scritto che tutte le decisioni per l'alta livello amministrativo, che non si capisce bene che cosa sia, debbono essere presi da un comitato, da una specie di Politburo 2.0 e non si capisce dove è messo, sia a Milano o dove. Cosa succede se domani questo Politburo, in base a questo contratto, che sembra che loro addirittura hanno una filiazione, gli dica di andare a casa? Risponderà a chi? Al direttorio o risponderà ai romani che l'hanno eletta? Questo è un problema serio che secondo me deve essere posto in modo molto chiaro. La Raggi che non viene perché fugge sempre, perché se non gli scrivono a Milano quello che deve dire, dice delle fesserie colossali.